Il 2 giugno nella Civitas Mariae non è un giorno come gli altri. Lacrime, devozione, nostalgia, perché la mamma torna a casa nel suo santuario, accolta come ogni anno dai padri giuseppini e accompagnata dall'affetto del popolo barlettano. Sin dalle prime ore del mattino, il gregge di Dio devoto alla Vergine Madre nel titolo dello Sterpeto ha affollato la concattedrale di Barletta per la messa di ringraziamento dell'arciprete Don Francesco Fruscio, che con il capitolo concattedrale ha affidato a padre Alberto Barbaro l'effigie della Madonna come da tradizione. È uno spettacolo commovente che veramente fa bene al cuore, con la speranza che la Madonna sosti soprattutto nel cuore di tutti quanti. Quest'oggi tanta gente, quindi vuol dire che la devozione a Barletta è ancora presente. Evviva, evviva, non si può pensare Barletta senza la Madonna dello Sterpeto. Tante anche le richieste dei devoti che con amore filiale hanno celebrato con ardore zelante il mese mariano e che in ogni occasione non lasciano mai sola colei che è salvezza del popolo barlettano. Vabbè, diciamo che lascia Barletta, è nostro dovere accompagnarla, no? Quindi la fede l'ha spenta, insomma. Eh certo, quando si può. A volte non possiamo per lavoro, ma quando posso vengo, certo. Beh, è una cosa che facciamo da anni ormai. Quindi... La fede? Sì, sì. Com'è stato questo mese per lei? Bellissimo, bellissimo. Pieno di preghiere, di gioia? Beh, se no, che si va a fare? Perché siamo cresciute con la Madonna noi. Cosa chiedete alla Madonna? Niente, la serenità nelle famiglie, il lavoro, queste cose qua. Ora l'attesa densa di preghiera è tutta per il ritorno, che non sarà in solitudine, ma con San Ruggero per la festa dei santi patroni. Le dispiace un po' che la Madonna lascia Barletta? No, perché tra un po' arriva la festa, siamo tranquilli che ritorna. Non si può pensare Barletta senza la Madonna dello Sterpeto.